Maria Callas, che infatti il canto è qualcosa che dice un po' più, molto di più della voce. C'è qualcosa del corpo, dell'anima, del cervello, del spirito. Per me è l'arte maggiore, perché mi sembra facile di essere un'attrice in confronto a una cantante lirica, perché sì, la voce non è qui, è finita. Invece un'attrice un po' malata, con la voce un po' può continuare. Ho sempre avuto una grande ammirazione, un grande amore, vado spesso all'opera, perché mi piace sentire subito il miracolo. Fanny Ardant che fischia nel film Amusia. Come mai? Com'è nata questa idea? È strano perché da bambina fischiavo sempre e il mio padre mi diceva: se tu vuoi fischiare, va nel giardino. Ma non abbiamo giardino. Allora, qualche volta anche, mi ricordo a Lisboa, fischiavo in un tassì e l'autista mi ha detto di fuori perché portami sfortuna. Dunque. E poi un giorno ero in un museo di San Petersburgo. E ho fischiato e subito c'è una signora che mi ha messo la mano là e mi sono detto: boh, parto per il gulag perché ho fischiato. E ho avuto una spiegazione con un uomo che mi diceva che manco di una mancanza di rispetto di fischiare. Gli dico: perché? Perché vuol dire che se ne fotta di tutto? Gli dico: perché? E c'è un personaggio molto celebre in un pezzo di teatro di Chekhov, Le Tre Sorelle. E c'è una fra le tre sorelle, io, che fischia sempre e che è sempre malinconica. E parlando a questo signore russo che non scherzava, finalmente mi ha lasciato partire. E dunque, è una delle prime cose che ho imparato alle mie figlie di sapere fischiare. Non so. È un modo di attraversare la pesantezza, così. Il suo personaggio, solo un'altra domanda, il suo personaggio in Amusia è una mamma un po' enigmatica. Molto, Non, nemmeno io ho non ha capito. capito, no? Perché non condivide il marito, ha un rapporto con la figlia un po' Oui, distante. penso che lei diceva che è questo che mi aveva piaciuto in questo copione, che era così un modo di parlare, di contare la storia con te, le zone molto oscure. E questa donna forse aveva una sofferenza, mi dicono che era depressa, non so bene parlare della depressione, non so esattamente che cosa è, un'insoddisfazione della vita o dei dolori che non sono mai passate. E è questo che mi piaceva, che questo personaggio, anche il ragazzo innamorato, tutti, il mio marito un po' pic pic, così. Dunque, faceva di questa storia qualcosa che non era così già conosciuta. Le faccio la domanda che emerge dal film: si può essere felici senza musica? No, questo no. Si diventa, come dire, con la depressione forse. Penso che la musica, la piccola radio, tu puoi ascoltare anche nel fondo della foresta amazzoniana, ascoltare qualsiasi tipo di musica ti salva completamente. Grazie. Grazie. Una serpente. Una domanda, ma qual è la sua visione del futuro? Cioè, quali sono i grandi cambiamenti in cui lei spera? Ma del futuro dell'umanità? Sì. Il più grande pericolo è che l'umanità diventa cretina. E dunque è un bel combattimento per lottare. Grazie.